A tutti voi buonasera dal TG Maxi, in apertura c'è la cronaca, un 19enne è morto, un ragazzo 13 anni, di 13 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a Spoltore. L'auto condotta da un 25enne sulla quale viaggiavano in quattro si è schiantata contro il muro di cinta di una casa. La vittima si chiamava Leon Amza ed era un talento del pugilato. Il conducente Antonio Grieco è stato arrestato per omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e senza patente. Il 13enne in prognosi riservata all'ospedale di Pescara, illeso. Il quarto passeggero sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Pescara. I genitori e il nonno del bimbo di 3 anni investito da un treno lo scorso 24 maggio a Pescara sono stati iscritti nel registro degli indagati. Questa mattina un nuovo sopralluogo della Polfer, sul luogo del tragico incidente. Chiedo alla regia se il servizio è pronto. Arriva. Allora andiamo avanti con il nostro giornale. Esce da scuola e scappa con il suo fidanzato. La coppia di Cupello, lei 16 anni, lui 22, è stata rintracciata a bordo di un'auto all'interno dell'area di parcheggio vicino al Teatro D'Annunzio a Pescara. I due erano scomparsi dal 27 maggio. È la terza volta che la minorenne fugge di casa in quanto ritiene che la sua storia d'amore sia ingiustamente osteggiata dai genitori ed è la terza volta che il suo fidanzato viene denunciato per sottrazione consensuale di minore, reato punito con la reclusione fino a 2 anni. Ed ora vediamo il servizio relativo alla morte del bimbo di 3 anni investito da un treno regionale a Pescara. La procura infatti ha iscritto sul registro degli indagati i genitori e il nonno. La Procura di Pescara ha iscritto nel registro degli indagati i genitori del bambino di 3 anni morto lo scorso 24 maggio investito da un treno regionale mentre giocava a lungo i binari nel quartiere San Donato con il fratellino di 2 anni. I reati ipotizzati a vario titolo sarebbero omicidio colposo e abbandono di minore. Indagato anche il nonno, proprietario dell'abitazione in cui risiede la famiglia del piccolo. Sembra accertato che i bambini, mentre giocavano nel cortile di casa, abbiano raggiunto il tracciato ferroviario passando attraverso un foro presente nella recinzione del giardino di casa, ma sono diversi gli scenari ipotizzati per quanto riguarda la dinamica. I fratellini potrebbero essersi allontanati da soli o in compagnia di un ragazzino o di una persona che si stava dirigendo in un capanno e da lì poi si sarebbero allontanati finendo a giocare sui binari. Proprio questa mattina, infatti, nell'ambito di una serie di accertamenti sul posto condotti da Polfer, Polizia Municipale, personale di RFI e di Fair Servizi, è stata documentata la presenza del capanno nascosto tra gli arbusti a pochi metri dal punto dell'impatto tra il treno e il piccolo. I familiari dei bambini si sono accorti dell'accaduto, richiamati dalle urla delle persone accorse sui binari. Titolare del fascicolo è il pubblico ministero Giuseppe Belelli, ad occuparsi delle indagini è la polizia ferroviaria. Aveva terrorizzato per mesi i suoi coetanei all'Aquila. Oggi, quello che veniva considerato il re dei bulli, è stato arrestato. Deve scontare 2 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione. Dopo mesi interi di scorribande nel corso delle quali ha terrorizzato decine e decine di adolescenti, adesso Exxon Uzairi, 23enne, è finito dietro le sbarre dopo aver cumulato pene per 2 anni e 2 mesi di reclusione. Un vero e proprio capobanda attorniato da piccoli bulletti che vicino a lui si sentivano invincibili ed intoccabili. Una banda formata da ragazzi minorenni e da Uzairi appena maggiorenne che spesso armata di bastoni con atteggiamenti prepotenti, intimidatori e rissosi, terrorizzava i coetanei. I reati commessi vanno dalle percosse alle lesioni personali aggravate, alle minacce, in un caso anche alla violenza e minaccia a pubblico ufficiale nei confronti del personale della squadra volante che era intervenuto per sedare una lite, fino alla detenzione di materiale pornografico. Dalla raccolta di informazioni, dalla visione di filmati di telecamere presenti nelle diverse zone dove venivano consumati i reati, tra cui anche il Parco del Sole ed il centro commerciale dell'Aquilone, dalla comparazione di foto ed immagini agli appostamenti effettuati, sono stati identificati anche i componenti della gang e denunciati all'autorità giudiziaria. Finisce un incubo dunque per i tanti ragazzini aquilani che in questi tempi erano letteralmente terrorizzati da questa banda di bulli. Adesso il re della banda dovrà fare i conti dietro le sbarre con il sistema carcerario.
Due cittadini romeni sono stati arrestati dai carabinieri di Alba Adriatica perché sorpresi con arnesi da scasso all'interno di una villetta in via Silone a Tortoreto. Ad accorgersi della loro presenza è stata la proprietaria che vive al piano di sopra e che aveva dato in affitto ad un'amica l'appartamento al piano inferiore dove due ladri si erano intrufolati. È stata la stessa donna a scoprire che la porta d'ingresso era stata forzata e quando ha incrociato i due stranieri li ha messi in fuga. I militari che stavano nel frattempo intervenendo sono riusciti a bloccare i due fuggitivi a poca distanza dalla villetta. Dopo la convalida, il GIP ha stabilito per il 21enne e il 25enne l'obbligo di dimora ad Olbia, dove risultano residenti. Ed ora la pagina della politica. Oggi il Partito Democratico è il primo partito d'Abruzzo, l'ha dichiarato il segretario regionale Silvio Paolucci commentando il voto alle europee e alle amministrative. Non nasconde la propria soddisfazione il segretario regionale del Partito Democratico, Silvio Paolucci, snocciolando i numeri delle elezioni europee, regionali e comunali post ballottaggio. La soddisfazione è non solo per il partito, ma anche personale, dopo aver raccolto le ceneri del PD a seguito degli arresti e della caduta della giunta del Turco. Oggi, ha detto Paolucci, incontrando i giornalisti a Pescara, il PD è la prima forza politica d'Abruzzo, sia alle elezioni europee sia a quelle regionali, e a ciò si affianca la riconquista di Pescara. Siamo partiti con la sfida di ricostruire un partito e di dare ovviamente corpo, seguito e in qualche modo appoggio alla sfida anche della ricostruzione sociale e civile in questa comunità dopo la grave crisi che ha colpito la regione Abruzzo in seguito al terremoto. E nel frattempo, in questi anni, abbiamo lavorato a che il PD potesse insediarsi nei tanti comuni che sono andati al voto. Vorrei ricordare alcuni dei successi importanti, propedeutici anche a quelli delle europee, delle regionali soprattutto, e della nuova tornata nelle amministrative. Noi in questi 3 anni abbiamo raccolto successi all'Aquila, Avezzano, a Sulmona, a Spoltore, a Lanciano, a Francavilla, Ortona, Vasto, insomma abbiamo insediato tante realtà, abbiamo vinto in tantissimi altri comuni sotto i 15.000 abitanti e poi abbiamo lanciato la sfida per le regionali, scegliendo noi e non altri il candidato presidente, ovviamente costruendo il percorso delle primarie e raccogliendo con un'alleanza larga ed orizzontale il consenso dell'opinione pubblica e della comunità abruzzese. A questo abbiamo legato anche la grande vittoria di Pescara. Non era mai accaduto che comune di Pescara e regionali in uno stesso giorno avessero, come dire, avessero come risultato la vittoria del PD e del centro-sinistra. Infine la certezza per il segretario del PD, il più votato nella circoscrizione Chieti, di un posto nella giunta d'Alfonso. Vocazione vorrebbe turismo e agricoltura, Paolucci e Di Tollo, ma sembra che l'onere politico verterà su bilancio e in futuro sanità, ad oggi commissariata. Paolucci non si pronuncia e resta in attesa della proclamazione degli eletti, clamorosamente in ritardo. Dopo anni, diciamo, di governo del partito e di indirizzo sul partito, credo sia giusto che ci si proietti anche su un'altra dimensione, su un altro ruolo, o ci si provi. Però lo vedremo nei prossimi giorni, quando ci sarà la proclamazione degli eletti e si avvierà il percorso per la formazione della giunta. Riuniti a Chieti, i quadri dirigenti di Forza Italia analizzano la sconfitta. Febo, Di Stefano e Razzi accusano il coordinatore regionale Pagano di aver scelto le candidature in solitudine. Forza Italia si confronta al proprio interno per analizzare le cause della sconfitta elettorale del 25 maggio, un incontro al quale hanno partecipato dirigenti eletti e la base del partito, che brucia i tempi rispetto a quello convocato dal coordinatore regionale Nazario Pagano per il prossimo 20 giugno, dopo l'ufficio di presidenza nazionale, e che Mauro Febbo, consigliere nazionale di Forza Italia, così commenta. A noi fa piacere che il coordinatore Pagano finalmente abbia capito che c'era necessità di convocare il coordinamento e soprattutto abbia capito che il coordinamento andava anche allargato a chi ci aveva messo la faccia in questa campagna elettorale. Questo che noi facciamo oggi è una cosa completamente diversa, è sentire e capire il perché di una sconfitta, e mi sembra che tutti i tantissimi presenti a questa riunione vogliono proprio questo, perché così siamo stati abituati ad avere un partito che sul territorio c'è, con il territorio si confronta e soprattutto cerca di capire quali sono i problemi della gente e magari dare qualche risposta anche con tutte le difficoltà che oggi ci sono.
sono. La sconfitta delle amministrative, secondo l'onorevole Fabrizio Di Stefano, merita comunque un'analisi diversa rispetto a quella maturata nelle europee. Noi riteniamo che in chiave locale abbiamo perso per una sconfitta territoriale, perché il dato che viene fuori dalle europee, uno scarto di 5 punti che poi passa a 17 con le regionali, è evidente che c'è qualche cosa che non va. La sconfitta di Pescara, dove non siamo riusciti ad andare al primo turno tutti insieme, ma dove invece abbiamo pagato una frattura, una divisione, e l'elettore non ci ha abbandonato ma ci ha voluto punire per questa frattura perché non ha capito, non l'ha accettato e non l'ha voluto premiare, beh, questo ci deve far riflettere. Evidentemente laddove il partito si organizza, laddove il partito viene lasciato gestire a livello locale da chi vive la realtà quotidiana, può tornare a incontrare o può incontrare l'afflato e il sostegno degli elettori. Quando questo manca è evidente che arrivano delle sconfitte. All'incontro ha partecipato anche il senatore Razzi, che lancia un'accusa al coordinatore regionale. C'è stata una mala organizzazione. Non è stato preso in considerazione o è stato forse dimenticato di proposito che Forza Italia ha due senatori, che è la Paola Pelino, il sottoscritto, e un deputato che è Fabrizio Di Stefano. Questa è una cosa molto grave, non consigliarsi da parte del coordinatore, non consigliarsi dei parlamentari che sono lì a Roma. Sono 65 tra allevatori, autotrasportatori e veterinari di ASL del Centro Sud coinvolti a vario titolo in un'indagine dei carabinieri del NAS di Perugia sulla presunta falsificazione di passaporti e marchi auricolari che permetteva di introdurre sul mercato bovini di razza ed età inferiore da quelle certificate dai documenti. Animali colpiti da malattie infettive, alcune trasmissibili all'uomo, subito abbattuti. In 11 regioni, Umbria, Abruzzo, Toscana, Campania, Puglia, Lombardia, Marche, Basilicata, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, sono state eseguite 78 perquisizioni e sequestri di bovini e allevamenti per circa 2 milioni di euro. Il reato di cui devono rispondere è associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di bovini infetti. Dopo 18 mesi di fermo, dallo scorso maggio le vongolare del Cogevo Frentano hanno ripreso il mare con ottimi frutti, scongiurata infatti la strana moria della passata stagione. Una troupe del TG Max a bordo di Cuore Matto, vongolara della flotta di Ortona che fa parte del consorzio gestione vongole del Frentano. Dopo 18 mesi di fermo obbligato a causa della strana moria degli apprezzatissimi molluschi bivalvi, la vongola Venus gallina, la flotta d'inizio di maggio ha ripreso finalmente il mare. Tante le aspettative accompagnate a preoccupazioni. Il nostro viaggio segue gli orari dell'equipaggio, un equipaggio giovane, audace, con tanta voglia di lavorare. Pasqualino è l'armatore, Gianni il comandante, Cuore Matto la vongolara di 12 metri armata della draga che arerà il fondale. Le 3:30 l'orario in cui si prende il largo nel cuore della notte. Direzione sud, quando spunta il sole, verso Punta Penna. Da quelle parti le sensazioni sono quelle di un prodotto in crescita, già duro nel guscio, che rispetta le misure giuste per essere pescato senza danni. Si naviga, si arriva sul punto di pesca, la turbo soffiante lavora col ferro che, calato in acqua, draga il fondale. 5 calate sono sufficienti per raggiungere il massimo consentito, cioè 32 sacchi da 10 kg, di più non si può. Durante la pesca si smistano le vongole, si insacchettano, il prodotto è eccellente, pronto ad essere distribuito sulle tavole non solo degli abruzzesi. Il Cogevo ha sofferto per mesi, con un comparto sull'orlo del collasso. Il mare stavolta è tornato benevolo. Pasqualino Massa. Prodotto sano, dunque la moria è scongiurata. Guardi, stamattina abbiamo fatto un'uscita nella zona del Vastese, abbiamo pescato più a nord di Punta Terci e abbiamo verificato che il prodotto è salubre, molto bello, di pezzatura conforme, anzi, più grande della norma, quindi abbiamo un bel prodotto e speriamo di realizzarci un buon prezzo. E per questa mattina non ne abbiamo verificato, o perlomeno abbiamo notato che non ci sono problemi di moria in quanto il prodotto è sano. Ora incrociamo le dita, speriamo che con l'aumento delle temperature non si scateni alcuna moria.
E perché siete stati costretti a non uscire per mare per quanti mesi? Siamo stati 18 mesi fermi, è stato un bel impegno e un bello sforzo, considerando che abbiamo i mutui accesi, comunque parlo nel mio caso, ma di tante altre persone che hanno chi costruito delle barche nuove e hanno impegnato una somma molto, molto grossa. Oppure chi, come nel nostro caso, siamo un'azienda prevalentemente giovane, siamo tre soci, abbiamo acquistato la barca, paghiamo un mutuo. Insomma è difficile, devo ringraziare i miei suoceri che ci danno la possibilità di continuare a sognare, perché questo è un sogno che stiamo portando avanti. Profumi, capi d'abbigliamento e CD per PlayStation per un valore di 800 euro sono stati ritrovati dai carabinieri di Ortona nel bagagliaio di un'auto con a bordo 5 romeni. La merce, secondo i militari, era molto probabilmente di provenienza illecita, presentando ancora i dispositivi antitaccheggio. I 5, tra cui un minore, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Il gruppo viaggiava su una Nissan Primera risultata intestata a un 45enne di Foggia con un contrassegno assicurativo contraffatto. Per il conducente del mezzo è scattata anche la denuncia per falsità in scrittura privata. Presentati oggi dati relativi alla seconda edizione del progetto SI, scuola di italiano promosso dalla Regione Abruzzo per facilitare l'integrazione degli stranieri sul territorio. Sono stati 400 gli stranieri provenienti da 22 paesi diversi che hanno partecipato alla seconda edizione del progetto SI, scuola d'italiano, promosso dalla Regione Abruzzo e finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini. In Abruzzo si è registrato un accentuato processo di stabilizzazione degli immigrati, con insediamenti diffusi anche nei piccoli comuni. Sono circa 75.000, con un'incidenza del 5,7%, che diventa tre volte superiore in diversi comuni dell'Aquilano. Positivo il bilancio delle imprese immigrate, 8 su 10 sono individuali e una su 3 è a conduzione femminile. Le istituzioni scolastiche e gli organi di coordinamento regionali, ha detto Luciano Longobardi, responsabile dell'Ufficio regionale di programmazione politiche accoglienza e integrazione degli stranieri immigrati, hanno compreso l'importanza di costruire insieme un welfare bridge e di partecipare ad un sistema che, oltre a mettere a disposizione fondi per la realizzazione delle attività formative, permette loro di crescere attraverso un continuo confronto reciproco. Dai corsi di prossimità al distant learning sono state realizzate 2.400 ore di formazione, anche su misura, grazie a servizi mirati come il babysitting. Soltanto creando questo welfare bridge, quest'altro pezzo di ponte tra le politiche locali e le politiche comunitarie, sarà possibile creare la filiera dell'integrazione, filiera che dovrà coinvolgere tutti i settori, da quello produttivo a quello lavoristico, a quello dell'istruzione, a quello sanitario, a quello culturale. Ciò ci consentirà di responsabilizzare gli attori che stanno locali, che sono sul territorio, e di portare a regime un sistema di servizi che integra i servizi istituzionali con i servizi del privato sociale. Dopo Lanciano e Chieti, anche gli studenti del Mattei di Vasto ricevono gli attestati di frequenza al corso sperimentale di potenziamento della lingua inglese con lezioni in classe e su piattaforma online. Si è conclusa a Vasto la consegna degli attestati di frequenza al corso di potenziamento della lingua inglese promosso dalla Fondazione ITS Meccanica nei tre istituti superiori tecnici della provincia. Dopo il Da Vinci di Lanciano e il Pomiglio di Chieti è toccato ai ragazzi del Mattei raccontare la propria esperienza e fare il punto con docenti e preside sui risultati raggiunti con lezioni in classe e le esercitazioni sulla piattaforma online. Chiara e Davide. Sulla piattaforma c'erano molti video, molti trailer di film come Lo Hobbit, di serie come Spider-Man, Game of Thrones e tanti altri. E è stato molto interessante perché appunto sentivi dire direttamente in lingua originale i film inglesi. E questo vi ha facilitato, vi ha coinvolto di più? Certo che ha coinvolto di più, perché comunque sentendo parlare magari gli attori in lingua originale, diciamo, ti prende di più, poi migliora anche l'attenzione, perché comunque essendo detti in lingua in inglese devi metterci più attenzione, non è che lo puoi sentire così tanto per, devi stare concentrato per cercare di capire molto bene quello che stai facendo.
Il corso proseguirà l'anno prossimo per i ragazzi che nell'anno scolastico 2014-2015 frequenteranno le quarte classi. Ai più meritevoli sarà certificato il livello raggiunto, una qualifica che sarà in seguito spendibile con il curriculum vitae nel mercato del lavoro. Il dirigente scolastico Rocco Ciafarone. Lei ha detto agli studenti: imparate bene l'inglese, perché non è certamente una materia da relegare tra gli ultimi posti, anzi. Lo confermo certamente, ma poi non è una cosa che dico io, insomma, lo sento e si osserva dovunque. In questa società globale ormai l'inglese, ormai da tempo che l'inglese costituisce un veicolo indispensabile. Noi nel nostro paese siamo un po' indietro su questo e quindi questa esperienza è molto positiva, tra l'altro è stata anche condivisa, vissuta positivamente dai ragazzi che, come abbiamo visto anche stamattina qui, hanno raccolto la proposta e sono interessatissimi anche per l'anno prossimo, in cui il progetto andrà avanti. Speriamo che insomma ci siano poi delle ricadute, ma sicuramente ci saranno. Il progetto, spiega Antonio Maffei, rientra in una serie di azioni messe in campo dalla Fondazione ITS Meccanica di Lanciano, ideate per favorire la collaborazione tra scuole tecniche e imprese. In particolare per quanto riguarda le scuole tecniche stiamo svolgendo attività verso i ragazzi con miglioramento delle competenze in inglese e in generale cercando di avvicinarli alle aziende prima possibile. E quindi abbiamo organizzato incontri di rappresentanti aziendali nelle scuole, oltre che visite aziendali dei ragazzi all'interno delle aziende per fargli vedere quello che è il contesto di riferimento aziendale. E in più abbiamo azioni verso i docenti delle scuole tecniche, cercando di migliorare sia le competenze tecniche e sia le competenze di orientamento. E ora la pagina sportiva: accordo raggiunto tra il Pescara e il DS Giuseppe Pavone, l'annuncio ufficiale è atteso per il 1 luglio. Il Pescara riparte da Peppino Pavone, che ha mantenuto la parola data e che dopo un confronto fiume con la dirigenza ha sciolto gli indugi sposando il bianco-azzurro. Ovviamente manca l'annuncio, visto che il direttore sportivo fino al 30 giugno è sotto contratto con la Sampdoria, ma a partire dal 1 luglio l'ex direttore sportivo del Foggia dei Miracoli sarà ufficialmente operativo. Pavone lavorerà a stretto contatto con Giorgio Repetto in una condivisione piena del progetto del Delfino, che prevede un generale ringiovanimento della rosa, un abbassamento dei costi, ma l'obiettivo della Serie A per poi rimanerci. Proprio Pavone proverà a convincere Zeman a seguirlo nell'avventura, ma la strada è ancora in salita. Il Bologna preme, la tentazione del Cagliari in Serie A è ancora più forte. Il Pescara a questo punto non nasconde il piano B. Oltre a Davide Nicola, che mercoledì dovrebbe incontrare il presidente del Livorno Spinelli per liberarsi verso il Pescara, piace anche Baroni, mentre Drago, Mangia, Ballardini e Foscarini sono altri nomi sempre papabili. Ed è tutto, vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul sito tgmax.it. Grazie per aver scelto anche questa sera il nostro telegiornale, arrivederci a domani.